ben fermo. Ma no, 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 dal dottore a fargli firmare le carte per te. Ma lo sai cosa sta facendo tuo fratello Jonathan mentre tu te ne vai in giro a farti firmare i ricoveri? Sta seppellendo Hoskins e Spenalzo nella stessa tomba. Ah, bene, bene, Teddy è in camera sua. Ma cosa c'entra Teddy? Una volta che Teddy avrà firmato le carte potrò affrontare Jonathan. Non ti seguo, Mortimer. Ora che Jonathan sa di Hoskins non mi resta che far passare Teddy come responsabile, anzi irresponsabile, mi capite? No, non capiamo! E se non fai subito qualcosa noi andiamo immediatamente alla polizia. Ferme, voi non potete andare alla polizia. Perché? Perché se scoprono Spenalzo scoprono anche Hoskins e con lui gli altri 12. Oh, figurati, io conosco benissimo la polizia. Non si intrometterà mai nei nostri affari privati. Ma se trovano i vostri 12 beneficiati faranno rapporto alla centrale. Oh, non si prenderanno mai questo fastidio. Dovrebbero fare un rapporto troppo lungo. E se c'è una cosa che i poliziotti odiano fare è scrivere. Non è vero, non tutti. E oltretutto non potete fare affidamento su questo. Mortimer, guarda che Jonathan se ne deve andare. Se ne andrà, però farò a modo mio. Daisy, e prima di tutto devo vedere Teddy. Ma se ne deve andare entro domani mattina. Andare entro domattina. E ora andatevene in camera vostra e per amor di Dio toglietemi quei vestiti di dosso. Sembrate la I della norma. Oh beh, è un bel sollievo, cara. Quando Mortimer promette una cosa, la mantiene sempre. È vero, mi sento molto più. Ecco il mostro. Ho sentito la voce di Mortimer, o sbaglio? Non sbagli, non sbagli. È su in camera da Teddy a parlare con lui. Oh sì, e ha detto che domattina ti butterà fuori. Addio, Gianni. Addio. L'addio dovrete darlo a lui. Chi? Allora. Grazie. Come è andata? Ha un ottimo lavoro, Johnny. Liscio, liscio. Nessuno capirebbe adesso cosa c'è di sotto. Però, Johnny, adesso andiamo a dormire e sistemiamoci. Sono 48 ore che io non dormo, sono molto stanco. Dimentichi qualcosa. No, Johnny, che cosa? Sì, mio fratello Mortimer. Johnny, stanotte no, io... Sì, devo... stanotte lo uccidiamo, sì. Johnny, no, stanotte io devo dormire un poco e domani ti devo operare. Domani mi operi e stanotte pensiamo a Mortimer, sì? No, Johnny, ti prego. Dottore, guardami. Lo vedi che dobbiamo farlo, vero? Sì, Johnny, io conosco quello sguardo di te. È un po' tardi per rompere la società. Va bene. Va bene, Johnny, io sono troppo stanco. Però usiamo il metodo spiccio come a Londra, sì? No, no. Questo richiede qualcosa di speciale. Sì, lasciami pensare. Il metodo di Melbourne, per esempio. Melbourne? Sì. No, Johnny, Melbourne, no! 2 ore! E alla fine quello di Melbourne era morto esattamente come quello di Londra. A Londra avevamo fretta e questo va sempre a discapito della qualità del lavoro. Ma a Melbourne... Dottore, a Melbourne... A Melbourne! Oh, a Melbourne fu una vera opera d'arte! Prendi Ferri, dottore! No, Johnny, io non voglio questo! Prendimi! No, non voglio questo! Dove sono? Non te lo dico! In cantina? No! Dove? No, non lo so! Oh, li troverò, dottore, e poi faremo i conti, sì! A Melbourne! No, Johnny, a Melbourne, no, per favore! Vente, colonnello! Aspettatemi! Non fatelo, presidente! Ma non posso firmare un proclama senza aver prima autorizzato il provvedimento. Ma questo deve essere un proclama segreto, presidente. Un proclama segreto? Mi pare un'idea bislacca. Ma se lo dite voi, generale, prima il proclama, poi il gabinetto. Segreto! Perfetto, perfetto, perfetto. Mi farete impazzire. Bene, ora andiamo a farci. Fermo! Attenti. Riposa. Attenti. Un proclama segreto deve essere firmato in segreto. Ma con urgenza, presidente. Con urgenza, ma in segreto. Eseguo immediatamente. Fermo! Allora non ci siamo capiti.
se ne vada. Vada subito via di qui. Non mi lasci in pace, dottor Einstein. Sto aspettando qualcosa di molto importante. Ma mi dia retta, per favore. È per il suo bene. Se ne vada di qui. Senta, dottor Einstein, lei mi sembra una brava persona. Io non... Segua il mio consiglio, dottore. Vada via di qui il più presto possibile. Consiglio? Ma segua lei il mio e se ne vada! Bene, poi non dica che non l'ho avvisata, eh. Qui tra un po' ci saranno i fuochi d'artificio. Ma lei vedrà quelli fatui se non se ne va. Johnny è in uno stato che... Ah, lui non mi preoccupa di certo. Kim! Insomma, tutte le commedie che vede a teatro non le insegnano poi nulla. Che cosa vuol dire? Voglio dire che in ogni commedia ogni personaggio si comporta logicamente, intelligentemente, non come lei. Ah, sì? Intelligentemente, dice lei. Lei dovrebbe fare il mio lavoro per qualche sera, sa, dottore? Lo sa come si è comportato il protagonista di quello proprio che ho dovuto vedere stasera? No, io non lo so. Da imbecille, perfetto imbecille. Lui lo sa di essere in una casa dove ci sono due assassini. È stato anche avvisato. E cosa fa? Cosa fa? Resta lì, tranquillo, senza mai guardarsi alle spalle. Ah, sì. Anzi, si siede. Si siede comodamente su una sedia. E tanto per essere originali, indovini cosa pensa di fare l'assassino? Cosa pensa di fare, assassino? Pensa di legarlo col cordone della tenda. Ah. Il cordone della tenda! E quando lo va a tagliare pensa che quell'idiota se ne accorga? No! Niente, continua a dargli le spalle. Gli basterebbe girarsi un momento e invece no. E questo secondo lei è il personaggio intelligente che agisce con una logica? No, no. No, caro dottore, nella vita nessuno si lascerebbe legare e imbavagliare. Nessuno lo sa! Aveva ragione lei, sa. Quel personaggio non era molto intelligente, lui. E ora, Mortimer, se non ti dispiace, questa storia la finiremo noi. Calma, Johnny, calma. Sai, sono stato lontano molti anni, sì. Ma non una volta in tutto questo tempo sei stato lontano dai miei pensieri, no? Una notte a Melbourne ti ho sognato. E questo mi ha ispirato per una vera opera d'arte che ho fatto il giorno dopo. Dottore, mettiamoci al lavoro. Sì, Johnny, ma ti prego, il metodo spiccio, come all'opera. No, questo deve essere il mio capolavoro. Ci stiamo esibendo? Sì, davanti ad un autorevole critico. Johnny, ti prego. Dottore! Va bene, Johnny, come vuoi tu. Tutto pronto. Johnny, tu sai che io prima di operare devo bere un pochino. Fai presto, dottore. Sai che non so aspettare. Quando siamo arrivati c'era del vino. Io so dov'è lui. Lui è qui. Stai già sudando, Mortimer. Ehi, fratellino, non avere paura. Non ti farò male, sai? Ecco. Ricordi? Johnny. Gli aghi. Johnny, prendi un poco anche tu. Buona idea. Un momento, dottore, che razza di modi. Ha lasciato
salute del mio caro e affettuoso fratello. Rossi! Gabinetto all'aperto! Dalla idiota, il prossimo! No, Johnny, io mi fermo a questo! No, lo sistemeremo dopo! Sì. La dedizione, il metodo di lotta, lo spiccio! Spiccio! Aveva promesso di non suonare più la tromba di notte. Sì, va bene. C'è da andare al manicomio con tutte le proteste dei vicini. Non si preoccupi. Gliela tagliamo subito, vero dottore? Sì, subito. Può andare. Va bene. Sarà meglio che gli parli io. Dov'è l'interruttore? Eccolo qua. Ehi, lei mi ha piantato in asto, l'ho aspettata un'ora da Sammy. Che ne è successo? Che ha fatto? Niente, si tratta di una commedia. Una commedia? Sì, ci stava raccontando di una commedia che ha visto a teatro e al protagonista succedeva proprio questo. Davvero succedeva questo? Sì. Ma è un plagio! Succede praticamente la stessa cosa nel secondo atto della mia commedia. Sì, perché nel primo il protagonista... Ah! Sì, che poi sarei io. Sì. Ma forse sarà meglio cominciare tutto dall'inizio. Dall'inizio tutto, sì. Dunque, attenzione. La scena si apre nel camerino di mia madre dove io sono nato, però io ancora non sono nato. Ha ragione, mi scusi. Stavolta non mi scappa, ascolterà tutta la mia commedia. Dunque la scena si apre nel camerino di mia madre durante l'ouverture. Lei conosce l'ouverture della Traviata, no? No, gliela faccio io. Dunque violini. Sì, la sol fa do re. Violoncelli. Do re mi fa sol fa. Dunque, durante l'ouverture mia madre avverte che forse il momento tanto atteso è arrivato. Improvvisamente però, colpo di scena, un uomo inquietante, dai grandi baffi neri, entra facendo cigolare la porta. Così. Chi è? Chiede preoccupata mia madre. È lui. Mi vuoi sposare, pupa? Non sa che è già incinta. Lei è lì, distesa svenuta sul tavolo. E il cinese è sopra di lei, con l'accetta. Uccidila. Sì, io sono legato e imbavagliato ad una sedia, proprio come lei, sì. Che posto è un incendio colossale, un inferno di fiamme, mura che crollano. Effetto grandioso. Quando improvvisamente dalla finestra chi entra? Fiorello, la guardia. Ah, ce n'è se maledetto! È sotto, dai! A più! Secondo atto! Amami, Alfredo! Come io t'amo! E furro! Sarà! Farazzarara! La voce di mia madre. Quando sento il pericolo, quel finale del secondo atto mi martella sempre le tempie. Così. Hai ragione, ho perso il filo. Dunque sono passati 3 giorni. Mi sono stato trasferito e sto facendo un'indagine per scoprire chi mi ha rubato la piastrina di riconoscimento. Mi trovo a State Island, 46esima sezione, e sto inseguendo un tale quando all'improvviso mi accorgo che è lui che sta inseguendo me. All'angolo c'è una casa vuota e io ci entro. Resto lì in attesa, al buio. Sento dei passi, vedo una maniglia girare e un respiro che quasi un rantolo si avvicina. Lentamente, sprezzante del pericolo, sfodero la mia pistola. Interreggio contro la parete. Prendo la mira e... Pronto, sergento Ara, agli ordini. Sì, tenente, sono io. Come dov'ero? Sono qui a casa Brewster. Sto raccontando la trama della mia commedia al critico, signor Mortimer. Come? Mi avete cercato tutta la notte? Ma perché, che ore sono? Caspita, le 8 del mattino. E manca ancora il terzo atto. Certo, tenente. Senz'altro, tenente. Sollevato dall'incarico, tenente? Benissimo, tenente. Come sollevato? Ma potrò venire lo stesso in ufficio a scrivere a Mac? Certo, non si alteri, tenente. Va bene, sì, lo passo subito.
È per lei, signor Mortimer. Il tenente vuole parlare con... Un momento che lo slego! Scusi tanto, in effetti i primi due atti sono un po' troppo lunghi, signor Mortimer. Ma non vedo proprio cosa potremmo tagliare! Tutto. È meglio tagliare tutto. Tutto. Pronto? Sì, sono io. Legato? No, niente, niente. Sì, lo so, Teddy ha di nuovo suonato la tromba stanotte. Bisogna assolutamente ricoverarlo? Sono perfettamente d'accordo con lei, tenente. Sì, non si preoccupi. Me ne incaricherò io stesso. Sì, andrà a Deppydale, una casa di cura. Sì, sì, stia tranquillo. Come? Ah, sì, sì, riferirò. Arrivederci, arrivederci. Il tenente l'ha riassunto in servizio. Ah, benissimo, ma dica, devo andare subito, faccio in tempo a raccontarle il terzo atto. Pronto, Happy Day? Sì, è per un ricovero urgente. Comunque già prenotato, sì. Il nominativo è il signor Teddy Roosevelt. Teddy Brewster! Dannazione, ha firmato Roosevelt. Sì, non si preoccupi. Ma certo, certo, sia tranquillo. Sì, si immagina. Sì, è tutto a posto. Tutto a posto, sì, tutto in ordine. Venite a prenderlo voi. Fra un'oretta. Va bene, grazie, vi aspetto, vi aspetto. Dannazione, devo cominciare tutto da capo, coronello! Allora, eravamo rimasti alla sera del cinese. Via da me, lei! Signor Morti, ma dove va? Ehi, lei! Ci vada piano con quella! L'ho comprata io! È quasi finita. Il fiorello La Guardia... Fiorello La Guardia? Sì. Il rantolo che si è avvicinato. Sì. Sprezzante del pericolo, sfodero la mia pistola. Prendo la mira... e aspetto. L'attesa è lunga e la pistola si brucia tra le mani. Allora per farla raffreddare faccio fare qualche piroetta nell'aria. Sì, così. E questo è solo un avvertimento, dico! Il prossimo sarà per te! E adesso vieni avanti, con le mani alzate. Finalmente ti ho preso, sì. Era un pezzo che gli davo la caccia. E così ce l'hai fatta, poliziotto? Come? Credo che dividerai la taglia con quel pidocchio di mio fratello, vero? Taglia? Quanto è la taglia per 13 omicidi? 13? Un momento, prego. Sergento Ara, gli ordini. Sì, tenente, sono io. Come? Uno sparo? Quale sparo? No. Ah, no, niente, no, non si preoccupi. Piuttosto, dica un po', fra quelle facce esposte lì dietro la scrivania, c'è mica un tale... Descrizione, capo? È mica presente quell'attore. Come si chiama? Boris Karloff. Sì, Boris Karloff. Aiuto! Aiuto, tenente, mi stanno trattando! Fuggito dal manicomio crimin... aiuto, presto! Tenente, soffocato! L'ho preso, tenente! Adesso lo impacchetto per bene e potete venirlo a prendere tranquillamente. Grazie, tenente! E ho visto l'ombra di un uomo con la pistola... Ero io. Stavo arrestando questo criminale. E allora sono forse qui. Ha tentato di strangolarmi. Prima l'ha fatto anche con me, sa? Probabilmente sarà un maniaco! Comunque, grazie, signorina. Helen Harper! Sergento Harper! Comodo, scusi, dov'è Mortimer?
siamo andato di sopra. Di sopra, sì. Sentite che cattiva. Ho visto.